Carri allegorici, spettacoli e tante attività legate da un unico comune denominatore, Dante Alighieri. Prendono il via sabato e domenica a Fanno le prime due serate dedicate al carnevale estatico. L'evento si svolgerà sul lungomare di Sassonia prima di spostarsi in centro storico nel fine settimana successivo, il 28 e 29 agosto. Presidente, fervono i preparativi, sabato si parte. Sì, oddio, non mi sembra vero, sabato sì, si parte, beh, il fermento è tanto, sono anche tanto contenta, è un'edizione particolare, nuova come sappiamo, però sicuramente non meno spettacolare, non meno divertente e quindi insomma dai, siamo contenti. Sarà un carnevale nuovo nella formula, ci spiega la Presidente, con i giganti di cartapesta che non sfileranno ma saranno posizionati in alcuni luoghi strategici della città. All'anfiteatro Rastatt farà bella mostra di sé il carro finanziato dal comune di Gradara dal titolo Amore, Arte e Poesia, Ogni Peccato Portano Via, mentre all'altezza del centro anziani di Viale Adriatico stazioneranno, uno di fronte all'altro, Carnevale di Fano Story di Giovanni Sorcinelli e Fosforil di Mauro Chiappa dell'associazione Fantagruel. Invece all'altezza della pista di pattinaggio si potranno ammirare Lasciate ogni speranza a voi che tirate di Luca Vassilic e L'amor perduto di Matteo Angherà dell'associazione Carnival Factory. I carri saranno posizionati frontalmente per creare uno spazio alla platea che potrà assistere agli spettacoli nel rispetto delle norme anti-Covid. Carri nuovi dedicati a Dante e su cui sopra saranno presentati degli spettacoli. Degli spettacoli che come sapete saranno contingentati, ci sarà un posto seduto, quindi uno potrà vedere lo spettacolo comodamente seduti e per l'accesso ci vorrà il Green Pass e la tessera dell'ente carnevalesca per i maggiorenni. E chi si occuperà di musica e animazione? Dunque, nella prima zona spettacolo ci saranno due grandi rapper, Claver Cold e Murubutu, che hanno rappato l'Inferno di Dante e quindi ci racconteranno questa loro esperienza e ci canteranno ovviamente delle canzoni. Nell'altra zona spettacolo ci sarà invece uno spettacolo di burlesque con questa artista romana che insomma sta arrivando. In programma anche tante iniziative dedicate ai più piccoli. Ovviamente, anche perché il carnevale è per loro anche, e nella zona della pista di pattinaggio ci sarà tutta una zona appunto dedicata ai bambini e di questo si occuperà lo studio Cartone, e un altro punto in via Raffaello Sanzio con il carro Capitan Aset con dei laboratori dedicati al riciclo sempre per i ragazzi. Ed essendo il carnevale una manifestazione legata anche ai dolciumi, coloro che faranno la tessera nel punto allestito alla pista di pattinaggio riceveranno un gelato in regalo. Vi invitiamo 21 e 22 in Sassonia con il carnevale estatico.